per la comunità che chiede risposte sostenibili, per l'inclusione finanziaria, per le imprese verso la transizione ecologica e per le start-up che vogliono emergere, i nostri valori di sempre, al presente e al futuro. Emilbanca, la sostenibilità nel cuore. Petronianaviaggi.it. Per voi, da oltre 35 anni, organizza viaggi, vacanze e pellegrinaggi per gruppi e singoli, da Bologna verso il mondo e dal mondo verso Bologna. I luoghi della puntata di Tracce d'Infinito ti emozionano e incuriosiscono. Per viverli in prima persona, partecipa alle nostre visite guidate di Bologna e non solo. Consulta l'elenco completo sui nostri siti www.petronianaviaggi.it e www.bolognacristiana.it. Ci trovi in Via del Monte 3? Ti aspettiamo anche per biglietteria, pellegrinaggi, viaggi e vacanze, da solo o in compagnia. Ben ritrovati a Tracce di Infinito, doppia tappa per la puntata di oggi. E partiamo dalla Basilica del Santissimo Salvatore nella centralissima via 4 Novembre. L'esempio più classico e chiaro di come sia cambiata l'architettura a Bologna alla luce del Concilio di Trento, che aveva fatto in modo di presentare l'esperienza cristiana con rinnovato slancio dopo la riforma protestante. Questa chiesa è sorta su un precedente insediamento monastico greco, poi è stato abitato a partire dal XII secolo dai canonici renani. La struttura è stata più volte rifatta nei secoli, è stata ricostruita nel 1400 e infine nel 1600 da un architetto barnabita, il Masenta. Quando si entra nella chiesa, ancora oggi si ha l'impressione di essere come abbracciati dal Santissimo Salvatore, che è presente un po' ovunque, a partire dall'abside ma anche nelle cappelle laterali, senza imporsi. Questo lo vediamo anche attraverso la rappresentazione di un miracolo particolare, il miracolo del crocifisso di Beirut, che troviamo più volte all'interno della chiesa e che è come la rappresentazione plastica di Gesù, compimento della storia e del desiderio di ogni uomo, e dopo appunto ne parleremo. Qui c'è una tradizione eucaristica da secoli e qui a questa chiesa faceva riferimento la comunità degli studenti inglesi. Poi ci sposteremo invece nella chiesa dei Celestini, che porta il nome di Papa Celestino V e dove hanno avuto sede i monaci da lui fondati. Papa Celestino V, reso noto in modo un po' ingrato da Dante nella Divina Commedia, che ne parla come di colui che per viltade fece il grande rifiuto, cioè rinunciò alla carica papale. Ma in realtà Celestino V è stato un grande santo, San Pietro del Morrone, un eremita, un uomo di profonda fede che ha fondato un ordine appunto che porta il suo nome. Grazie per essere con noi, Monsignor Stefano Ottani, Vicario Generale della Diocesi. Le chiedo di spiegarci perché questa chiesa si può presentare come l'esemplificazione della proposta cristiana uscita dalla Riforma Luterana, come la chiesa si stava rinnovando anche attraverso la fede e l'architettura. Sì, questa chiesa del Santissimo Salvatore a Bologna è davvero il modello
delle chiese, o meglio ancora della Chiesa, frutto della riforma cattolica proposta dal Concilio di Trento dopo la grave crisi della riforma luterana. E basta guardarla per avere l'idea di che cos'è la Chiesa, non solo la Chiesa edificio, ma la Chiesa, l'unica Chiesa del Signore. È innanzitutto una Chiesa grande e bella, grande in qualche modo sproporzionata rispetto alla necessità di accogliere i fedeli, ma questo ci fa capire che la Chiesa è molto di più di una realtà umana, è una realtà spirituale e divina. È bella, ma soprattutto è compatta, unitaria, l'unica Chiesa del Signore nonostante tutte le nostre divisioni. È una Chiesa che si affaccia immediatamente sulla strada, ha un piccolo spazio davanti alla facciata, ma è insufficiente per coglierne tutta la grandezza. In qualche modo viene il torcicollo volere vederla tutta, e questa ci fa capire che la Chiesa non è separata dal mondo, ma è inserita nella vita della città e nella vita dell'uomo. Basta entrare per sentirsi avvolti. In questa Chiesa, pur così grande, non ci sono le navate laterali, è un'unica navata tutta concentrata verso l'altare e verso il presbiterio, per farci capire che questo è il centro della Chiesa, la presenza reale del Signore Gesù nell'Eucarestia. Ed è interessante che anche la facciata abbia un'unica grande porta, perché c'è un'unica porta d'ingresso nella Chiesa, nell'unica Chiesa del Signore. E questa davvero grande facciata si propone con chiarezza un intento anche catechistico, perché è adornata dalle statue dei quattro evangelisti. Esattamente questa è la faccia con cui la Chiesa si presenta alla città, l'annuncio del Vangelo, che è la cosa più preziosa che la Chiesa ha da dare al mondo. E questo vale sia verso l'esterno, verso la città, ma anche verso l'interno. Chi entra passa in mezzo agli evangelisti come per essere invitato ad un atteggiamento di ascolto e di meditazione, per lasciarsi raggiungere da questo lieto annuncio della salvezza che il Vangelo ci offre. Poi tutto converge verso la, come dire, il vertice della facciata, che è ancora dove vediamo ancora riproposto il Santissimo Salvatore. Sì, bisogna proprio guardare molto in alto per scorgere questa statua alla sommità del Santissimo Salvatore, circondato dagli angeli. È il Salvatore che domina la città e insieme la protegge. È lui il Signore e anche il Salvatore. Grazie a Monsignor Stefano Ottani di averci presentato, introdotto a questa chiesa. Noi invece entriamo nello specifico avvicinandoci al presbiterio. Benvenuto Massimo Sandrolini, esperto della Basilica e da anni custode di queste bellezze artistiche. Ci può introdurre a questa pala d'altare che ci propone la forza di questo Santissimo Salvatore, la prima cosa che si vede entrando? Sì, è raffigurato il Salvatore probabilmente al ritorno dopo la fine dei tempi, da solo. Sono presenti due angeli a destra e a sinistra, probabilmente non presenti nel primo progetto, ma per sottolineare le due nature di Cristo, divina e umana, probabilmente dopo un dibattito teologico. Al posto della pala del Salvatore, nel progetto iniziale della Chiesa doveva esserci la pala della Natività di Alessandro Teierini del 1621, che poi fu ricollocata a lato, non sappiamo esattamente perché, insomma, cambiarono, diciamo, la destinazione all'abside. Natività, ricordiamo, del Teierini, dove viene proposta con forza, ne abbiamo già parlato in una puntata, la figura di San Giuseppe, che quasi invita lo spettatore a entrare dentro la scena. Sì, San Giuseppe apre la porta e indica nel Salvatore il punto focale dell'immagine.
qui è sepolto il Guercino. Perché? Guercino venne a Bologna a seguito della morte di Guido Reni e ne prese idealmente il posto culturale, divenne il maggiore pittore del suo periodo del Seicento. Probabilmente sepolto in San Salvatore perché ebbe una lunga frequentazione dei canonici a causa del loro laboratorio di chimica, di fabbricazione dei colori e della farmacia. Lui era proprio, come dire, un amante dei colori, li sperimentava, colori bellissimi che ci ha lasciato e ci ha regalato nei suoi quadri. Nella abside vediamo, sempre nell'ottica di presentare Gesù come compimento della storia e delle attese di ciascun uomo, una rappresentazione rara del miracolo del crocifisso di Beirut. Rara nel senso che è poco presente nella devozione cristiana questo miracolo, ma importante, ce lo spiega e ci mostra queste rappresentazioni. Il crocifisso di Beirut nell'ultima cappella a destra entrando in chiesa è la pala d'altare della chiesa precedente del 1536. Nel 1536 fu rifatta la chiesa del 1474. Il dipinto di Jacopo Coppi del 1579 è una delle rarissime immagini del crocifisso di Beirut, devozione che non esiste più nel cristianesimo. Io ho solo visto tre opere, non mi risulta ce ne siano altre. Ci racconta il miracolo. Il miracolo è molto semplice. A seguito di un pranzo in casa di un ebreo che aveva in affitto la casa di un cristiano, viene trovato un crocifisso dai suoi ospiti e viene trafitto. Loro si scandalizzano che è presente un'immagine cristiana nella casa degli ebrei, lo crocifiggono, lo trafiggono, ne scaturisce il sangue, con questo sangue i malati guariscono toccando il sangue e gli ebrei si convertono a seguito di questo miracolo. Questa fa parte della polemica tra cristiani e ebrei che è durata secoli ed è presente prima nel crocifisso di Jacopo Coppi, in questa pala d'altare molto grande, alta 3,5 metri per 3, e è presente in 4 quadri anche nell'abside, sovrastati da 4 dipinti dei profeti che spiegano cosa succede, hanno un riferimento biblico al miracolo di Beirut. Ora ci spostiamo per un'altra tappa. Questa è l'opera artisticamente più pregiata, conservata in basilica, Il Polittico di Vitale da Bologna. Qual è la sua storia? Il Polittico di Vitale da Bologna viene commissionato dai canonici nel 1353 a Vitale degli Equi, il maggiore pittore di quel momento e tuttora il maggiore pittore del gotico bolognese. È un'opera di straordinaria bellezza composta di 7 immagini. Al centro l'incoronazione della Vergine Maria con uno sfondo principesco dorato intagliato alla presenza di un coro degli angeli. Il Cristo molto particolare, giovanissimo, quasi imberbe e vestito da imperatore con una veste di broccato trapuntata di pelliccia d'ermellino, incorona la Vergine. Ai lati l'immagine di Thomas Becket e di Giovanni Battista e altre 4 immagini, in alto a sinistra la Natività di Cristo, cioè a significare l'inizio della vita della redenzione, in fondo a destra invece il fallimento del martirio di Santa Caterina. Anche questo un episodio iconografico rarissimo, dove si vedono degli angeli che rompono la ruota del martirio di Caterina d'Alessandria, allora a Bologna molto venerata. In centro Bologna ci sono ben 2 chiese dedicate a Caterina d'Alessandria. Da sottolineare in questa formella del fallimento
del martirio di Caterina d'Alessandria alcune immagini che sono riferibili alla risurrezione nell'iconografia di Cristo. I soldati caduti a terra e svenuti nel lato destro di questa formella sono proprio riferibili alla risurrezione di Gesù. Prima ha parlato della presenza di San Tommaso Becket, che è un santo inglese, perché questa chiesa è stata riferimento per secoli degli studenti inglesi che venivano qui a studiare in università. Il politico di Vitale viene commissionato non esattamente per San Salvatore, ma per la cappella degli inglesi che era ospitata nel complesso di San Salvatore ed è posizionato qui solo dal 1755. Nella stessa cappella è presente un altro dipinto con Thomas Becket che presenzia all'ingresso di Maria al Tempio. Massimo Sandrolini, ci siamo spostati nella sacrestia che è come una pinacoteca, piena di quadri di grande prestigio. Sì, il punto di riferimento è l'affresco del soffitto che presenta il Salvatore, una riedizione di Giacomo di Cavedoni e del Guido Reni in chiesa. Tutte le immagini riprodotte nella sagrestia si riferiscono idealmente e in qualche modo lo indicano o lo guardano, c'è un riferimento diretto. Ci sono i due riferimenti terreni della vicenda di Cristo terreno, Davide e Giovanni Battista, nelle due grandi pale qui a destra, e c'era, adesso è in Pinacoteca, fu portato via nel 1870 con le soppressioni, il San Sebastiano di Guido Reni, che veniva presentato come il modello del martire ideale che guardava in alto il Salvatore di fronte. Le chiedo di parlarci di un'altra opera molto importante per la devozione popolare conservata qui in chiesa, che è la Madonna della Vittoria. Un tempo, attenzione, più venerata della Madonna di San Luca. Non conosciamo l'edizione di questo dipinto, che ha un'attribuzione molto controversa e poco studiata. Probabilmente, a mio parere, è un'opera di Dalmasio degli Scannabecchi, padre di Lippo di Dalmasio e grande amico di Simone dei Crocefissi. Rappresenta la Vergine che ascolta Gesù, che gli sta parlando di qualcuno alle sue spalle, al suo fianco, e la Vergine contemporaneamente guarda chi la guarda. Non nasce qui l'opera perché era conservata in un altro luogo che abbiamo già visitato con Tracce d'Infinito, che è la rotonda della Madonna del Monte, l'antico monastero benedettino sul Colle dell'Osservanza. Sì, la Madonna della Vittoria gira in città almeno tre chiese diverse prima di essere acquisita dai canonici nel 1869, che la collocano in chiesa al posto dell'Assunta di Agostino Carracci, che viene portata in Pinacoteca. Grazie a Massimo Sandrolini di averci accompagnato fino a qui. Noi invece vi parliamo del presente di questa chiesa, che continua a presentare la centralità di Gesù nella storia attraverso l'amore all'Eucaristia, che è caratteristica da sempre di questa basilica. Don Roberto Pedrini, la tradizione di amore e la Eucaristia che caratterizza questa basilica sempre, continua anche oggi. Sì, dal 2016 qui in questa chiesa il Gesù Eucaristico è adorato giorno e notte. E l'adorazione eucaristica qui in San Salvatore a Bologna deve essere il centro eucaristico della città e anche della diocesi di Bologna, di tutta la diocesi. Tutti i giorni, notte compresa. Notte anche compresa, perché questo ha un fondamento anche biblico. Il Vangelo di Luca ci ricorda come
E come Gesù passò la notte in orazione al capitolo 6 di Luca, così come sempre in Luca al capitolo 18, nella parabola della vedova importuna del giudice disonesto, Gesù disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, sempre, senza stancarsi. Quindi l'adorazione eucaristica perpetua ha un fondamento biblico. Però non dobbiamo dimenticare che anche ha un fondamento ecclesiale, magisteriale, ancora meglio conciliare. Concilio Vaticano II, noi sappiamo benissimo, ha insistito sull'importanza dell'Eucaristia come fons et culmen. Bene, la parola culmen non deve rimanere una parola vuota, fine a se stessa, ma la parola culmen dice proprio il massimo della lode, della gloria, dell'adorazione, anche del tempo. Quindi il massimo dell'adorazione, questo culmen si realizza con l'adorazione eucaristica perpetua. Noi ci spostiamo adesso, andiamo nella Chiesa dei Celestini. All'interno della chiesa, a farci da guida sarà Don Riccardo Torricelli, che ha tante qualità, tra le altre quelle di essere un bravissimo organista, e le chiedo di raccontarci come nasce questa chiesa, che io so è stata frutto di una devozione importata dal signore della corte dei Galluzzi, che era stato in viaggio fuori Bologna e ha incontrato la figura di questo grande santo, San Pietro del Morrone, futuro Celestino V. Antonio dei Galluzzi, che aveva la torre con le case dei Galluzzi appunto qui dietro, e come era uso della nobiltà dell'epoca si scambiavano i ruoli, gli incarichi per i governi delle città, naturalmente in forma provvisoria. Durante il suo capitanato del popolo a Perugia conobbe i monaci della congregazione dello Spirito Santo, i Celestini di Pietro del Morrone, che è il famoso Papa Celestino V, da cui il nome Celestini, cioè questi monaci celestini, che furono da lui invitati a venire a Bologna nel 1368, e su questo terreno, che è qui vicino appunto alla corte, alla Torre dei Galluzzi, di proprietà dei Galluzzi, fece costruire una prima chiesa e un piccolo convento per questa comunità. Siamo nel 1368. Ripercorriamo la figura di questo grande santo con cui Dante è stato veramente ingeneroso, perché la sua storia è stata affrescata sulla volta di questa chiesa. La leggenda parte dall'ingresso, dalla campata di ingresso, la prima immagine appunto con Celestino che viene eletto al soglio pontificio e viene raggiunto dai legati pontifici e anche da quelli angioini, cioè di Carlo, del re di Napoli, perché c'è una vicenda politica correlata. Sopra le nostre teste invece c'è la rinunzia, una rinunzia presentata in chiave simbolica, dove la fede accoglie da parte dell'umiltà, cioè Pietro del Morrone è accompagnato da una donna che simbolicamente rappresenta l'umiltà e alla fede in segno di rinuncia per motivi religiosi, per motivi personali. Invece nell'ultimo riquadro c'è la morte di fronte al presbiterio, sempre sulla volta c'è la morte di Pietro del Morrone. Sul presbiterio c'è l'apoteosi celeste del santo, come spesso accade in queste cose. Tra parentesi, gli affreschi sono molto rovinati perché sono stati ritoccati e mai restaurati filologicamente con un criterio moderno, quindi sono di buonissima mano del 1714, ma non si presentano proprio al massimo, ecco. Abbiamo due statue del Mazza rappresentanti San Benedetto e Santa Scolastica.
Perché? La congregazione dei Celestini in fondo è un'emanazione dell'ordine benedettino, cioè tutti questi ordini eremitici, monastici si dovevano ricollegare a una qualche disciplina, a una qualche regola già esistente. Naturalmente loro coltivavano i culti della loro matrice culturale religiosa, che era quella monastica eremitica del mondo benedettino. In modo particolare queste due statue, queste due busti in terracotta che sono stati spostati varie volte perché erano stati concepiti per l'altar maggiore nella concezione originale di questo manufatto, che è il più prezioso della chiesa. Poi sono stati spostati all'ingresso e sono tra le opere più importanti di Giuseppe Maria Massa, che è uno dei più grandi plasticatori dell'epoca in Italia. Molto venerata qui è la Madonna dei Buratti. Che storia ha? Faceva parte della cappella che ancora adesso è dedicata alla Madonna, ma c'è la Madonna di Loreto. E in questa cappella avevano sede i raduni e le devozioni, come avveniva per tutte le corporazioni in tutta Italia, in tutto il mondo, anche a Bologna, la corporazione dei cosiddetti setacciatori della farina da grano, che si chiamavano volgarmente i burattini. Quindi questa Madonna è detta la Madonna dei Buratti, la Madonna dei Burattini. Lo spazio della sacrestia si affaccia sulla chiesa, c'è ancora un'apertura a ricordo forse anche dell'antico coro dei monaci, ed è cambiato profondamente nel tempo. Sì, infatti questa non è nata come sagrestia, questo qui è un ampio passaggio costruito in funzione di una cappella che per devozioni personali fu pagata da un accademico filarmonico di Bologna, tale Calisisi, che volle dedicare alla Santa Croce il vano dove adesso, cioè dal 1920, c'è il battistero dell'antica parrocchia. E quindi questo vano di passaggio che collega l'altar maggiore all'antica sagrestia del Settecento fu costruito nel 1840 circa, 1845, sotto l'antico coro dei monaci, che era pensile e dava con una balconata, una finestra trifora sul presbiterio, una abitudine piuttosto diffusa dovunque in Italia, specialmente a Venezia. Però le cose più interessanti sono nella sacrestia del Tadolini, che è un ambiente, come spesso avviene a Bologna, nascosto, ma ancora quasi completamente intatto. Troviamo anche le lapidi nei locali qui adiacenti, due lapidi interessanti. Una è quella del 1369, quando appunto fu fatta la donazione, si cominciò la costruzione dell'edificio in seguito alla decisione di Antonio De Galluzzi di far venire a Bologna i monaci celestini. Quindi una bellissima lapide del 300 che era anticamente sulla facciata della chiesa antica, poi per motivi di conservazione è stata spostata qui dentro. Poi c'è una lapide del 1521 che invece ricorda il rifacimento di questo ambiente alle mie spalle, che è il presbiterio, è l'altar maggiore, la cappella maggiore, perché la chiesa, come dicevo prima, è stata rifatta in seguito all'acquisizione di questa cosa, va ribadito, fondamentale, che era la reliquia del braccio destro di San Luca, in seguito al quale il monastero dei Celestini divenne un centro importantissimo della devozione bolognese. Grazie a Don Riccardo Torricelli, noi ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. We'll be right back.
per la comunità che chiede risposte sostenibili, per l'inclusione finanziaria, per le imprese verso la transizione ecologica e per le start-up che vogliono emergere. I nostri valori di sempre, al presente e al futuro. Emilbanca, la sostenibilità nel cuore. Petronianaviaggi.it. Per voi, da oltre 35 anni, organizza viaggi vacanze e pellegrinaggi per gruppi e singoli, da Bologna verso il mondo e dal mondo verso Bologna. I luoghi della puntata di Tracce d'Infinito ti emozionano e incuriosiscono. Per viverli in prima persona, partecipa alle nostre visite guidate di Bologna e non solo. Consulta l'elenco completo sui nostri siti www.petronianaviaggi.it e www.bolognacristiana.it. Ci trovi in Via del Monte 3? Ti aspettiamo anche per biglietteria, pellegrinaggi, viaggi e vacanze, da solo o in compagnia.